Ciao a tutti, sono Nesia, oggi sono qui con un nuovo video di apertura Blind Bags e Blind Box. Devo farlo con il flash perché oggi, anche se è pomeriggio, è veramente buio. E niente, allora, questa l'ho trovata, è una nuova Blind Bag che è appena uscita in edicola. E questi due me li ha regalati il mio ragazzo. Allora, questo era di una Blind Bag dal GameStop, però l'abbiamo già aperto e quindi eccolo. E è appunto Batman dell'ultimo film, Batman vs Superman, e è fatto veramente molto molto bene, è veramente carino. È tutto metallizzato e poi si muovono anche le braccia e il busto e anche la testa. Carinissimo, mi piace tanto e poi è il mio design preferito di Batman, quindi veramente lo adoro. È molto molto bello e quindi eccolo. Poi c'è questo che appunto è di Minecraft e è la seconda serie, la serie Stone. Ho già aperto alcune blind bag di queste sul canale e ci sono appunto tutte queste opzioni, tra cui questi quattro che si possono trovare solamente qua nelle blind box e non nei 3 pack. Niente, vediamo. Allora, se chi è interessato al codice ve lo faccio vedere. Eccolo qua, finisce con S. Ora prendo le forbici e lo apro perché qua c'è lo scotch. Eccoci qua, allora eccolo. Dentro c'è il pacchettino che sembra quello del caffè. Eccolo qua. E vediamo un po' se riesco a aprirlo. Vediamo chi abbiamo trovato. I pipistrelli. Carini! Non ce l'avevo questi. E sono davvero carinissimi e hanno la faccia simpatica. Poi sono morbidi. Guardate che carini. E appunto sono i nostri compagni di caverna, ovviamente. E è molto carina la base trasparente che li tiene in alto. Veramente molto carini. Eccoli qua. Quindi il codice S se volete i pipistrelli. Ora andiamo con l'ultima blind bag di oggi, che è questa delle Wizzyland, le maghette del bosco. Dopo le elfe ci sono le maghe, ovviamente, che è molto carina perché io adoro il mondo di Harry Potter e dei maghi, quindi mi piacciono davvero tanto e una ho voluto provarla com'è. E il cappello dice che cambia colore, suppongo al sole, ma ovviamente non posso farvelo vedere perché oggi è così il tempo. Allora, costano 3,50 euro, quindi un pochino di più rispetto alle altre, se non sbaglio, che costavano 2,99 euro, se non mi sbaglio. E quindi c'è una maghetta, la storia e il cappello. Sono 12. Io vi faccio vedere tutte quelle che si possono trovare. C'è Naya, che mi piacerebbe. Poi c'è Antea, Eris, pure carina. Poi c'è Tessa, Ines. Sarebbe Agnese in spagnolo, mi piacerebbe lei. Poi c'è Olga, carina pure Olga. Agata, ah no, Olga è quella sotto, scusate. Tilly. Kira, Keira, credo. Talia. Poi c'è appunto Olga, Milla e Mirta. Tilly sembra Trilli, è carina. Pure Mirta è carina. Bene, pure quelle con i capelli blu mi piacciono. Sono tutte molto molto carine. Ora vediamo un po'. Allora, qui non mi sembra che c'è l'affarino, insomma, per aprirle, quindi lo aprirò con le forbici. Eccoci qua, tornati. Mettiamo fuoco, ok. Vediamo. Un cappello. Ah, quindi il cappello è staccato. Cambia colore col sole o con... No, mi sa col calore. Bene, bene, così ve lo posso far vedere. Ecco, quindi diventa bianco, credo, bianco celestino. E ha un fulmine tipo quello di Harry Potter. Poi, carina, con i capelli blu, mi piace. Mi piacciono tanto quelle con i capelli blu. Questo è il codice se volete usarlo. E a Milla, carina Milla, sembra che abbia la gonna fatta di cioccolato. Cambia colore con il caldo e il freddo. Bene, bene, bene. Mi piace. Eccola se volete leggere. Che carina. Carinissima. Eccole, allora cambiano colore con il caldo e freddo, sì, tutte quante suppongo. Carine, mi piacciono tantissimo. Mi piace molto quella che ho trovato. Ora la tiriamo fuori. Tadan! Che carina, tutto il... carina, tutta glitterata, mi piace. Ha le scarpette con la punta all'insù e sempre con...
abbinata al cappello con la saetta. Quanto è carina! Probabilmente ne prenderò un'altra, forse un'altra o due, ma sono veramente carinissime. Mi piace, poi fatemi sapere nei commenti se volete che io ne apra altre. Però veramente molto molto carina, mi piace. Poi sta seduta, quindi mi sa ancora più particolare. Wow! Ok, quindi ecco qui le tre cose che abbiamo trovato oggi. Tra l'altro queste due sono anche in tema. Pipistrelli e pipistrelli. Molto molto carine. Mi piacciono tanto, ditemi nei commenti se vi piacciono, se le avete prese, quali avete, eccetera, eccetera. Vi mando un bacione, un salutone. Ah, e vi ricordo che vi lascio sempre in descrizione il nome del mio gruppo Facebook. Se avete dei doppioni, tipo anche questi, e volete scambiarli, postateli lì, che sicuramente qualcuno per scambiarli li trovate, oppure se volete venderli. E spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Vi mando un bacione, un salutone, partecipate ai giveaway e noi ci vediamo in un prossimo video. Se vi va, iscrivetevi al canale, che mi fa sempre piacere, e commentate. Un bacione, a presto, ciao!